dopo un dei scappo, dai. Che facciamo? Andiamo ad asciugare. È importante un film, capito? Questa è una cosa americana. Ah, cosa fai tu? Mannaggia. Il 4 giugno del 94 Massimo Troisi morì per un attacco cardiaco nella casa romana di sua sorella Anna Maria. Aveva 41 anni. La gemmia della Tori che c'ha già di Milano fa, è una cosa da invidiare. Lui è uno che si mette là, ma non lo so se ha detto. No. Però fa bene, chiamano la cassa su telefono. Sì. E non è che ci battono telefono in faccia, no, per dire no, c'è il cassis. Il cassis non è che dice Milano, niente. No, fa telefono. Gianni, allora lui risponde in tale selezione per ora a carico di Cassius Clay. Una serata in memoria di Troisi nel convento di San Domenico Maggiore ha avuto per protagonisti il giornalista Giorgio Verdelli, autore di uno speciale Rai, l'attore Enzo De Caro e Rosaria Troisi, sorella di Massimo. Episodi insoliti, notizie inedite, memorie personali e private hanno contribuito a tracciare un ricordo leggero e intimo del grande attore e regista napoletano. I luoghi della cultura sono impregnati dalla comicità di Massimo Troisi, dal suo essere struggente, dalla melanconia degli ultimi anni, quindi dalla smorfia per andare al postino. Insomma, è la storia del cinema e del teatro della nostra città. E poi il ricordo personale di quando andai a vederlo al cinema con Ricomincio da tre, in televisione con la smorfia, di quando si andava fuori Napoli e ci dicevano parli come Massimo, come Troisi. Quindi lui ha esportato Napoli fuori Napoli, ci ha fatto essere tutti emigranti. L'evento è stato realizzato dal Comune di Napoli nell'ambito del Forum Universale delle Culture. Massimo è riuscito a fare una cosa straordinaria, cioè a fare del linguaggio della comicità attraverso la malinconia, la tenerezza, la nostalgia, un linguaggio di poesia. È una cosa che poche volte è riuscito nel Novecento, forse solo a Chaplin.